Eccoci qua, Shenail. In realtà non dovevo essere qua, dovevo andare in Val Grisanche, ma pare che la strada regionale fosse chiusa per via di un'esondazione di un torrente. Allora, dovendo decidere al volo, sono venuto qua a trovare il cagnaccio. Giornata sembra molto bella adesso, poi dovrebbe peggiorare un po', ma al momento molto molto bella, neve qua, Shenail, scarsella. È già lì. Pronto a sbranare chiunque. Maledetto! Maledettissimo! È la conca del Gran Turnalen. E di là c'è il Petit. E là c'è il Colle. Da qua inizia a essere polverosa. Appena lì sotto, tutta crostaccia, acciaccia. Sembra una condizione di fine maggio. C'è già il fondo, ha trasformato tutto. E quindi si pella anche bene se c'è poca neve. Però nei pendii ripidi è veramente ghiacciata, io non ho i coltelli. Qua è giornata strana, non è malaccio, però c'è sto velo grigio sopra che rende tutto un po' spettrale. Però in realtà la giornata è anche abbastanza bella, ma c'è questo tappeto di nubi che è più o meno a quota 3008 e vabbè. Dai, vediamo cosa riesco a fare con gli sci fin dove arrivo. E poi c'è la cresta, nevosa ma abbastanza pulita, non c'è un grosso carico di neve. E là c'è il Mavis Pass, vediamo insomma. Super inversione al limite, però qua la neve è portante, per cui riesco a invertire al limite, ma si riesce. Dai, almeno arrivare su questi pianori, poi si può anche fare a piedi. Penso, sì. Ecco, quassù c'è da 3000 metri la neve copiosa, qua nevica. Nevica, ma non è male il tempo. Soprattutto c'è buona visibilità, non fa freddo e non c'è vento. Addirittura sulla vetta è sereno in questo momento, quindi tempo un po' così. Oggi qua siamo sotto colle. Non che siamo sotto colle, cioè quelli degli Hobbit, la famiglia degli Hobbit, il Signore degli Anelli, che si chiamavano sotto colle, ma siamo sotto il colle di Tourmalaine. Qua c'è il Petit e qua c'è il Grand. Bene, quindi finisce la parte alpinistica, d'inverno è un'alpinistichella, l'estate è un po' più semplice. Bene, qua la neve è copiosissima, c'è proprio il salto da mezzo metro sotto, qua già c'è molta più neve. Sfonderò un po', tribolerò un po', ma vabbè, del resto l'abbiamo scelto noi, sto sport. Sport, che poi non è uno sport. Ecco, qua c'è molta neve, si sfuna parecchio. Gli skis sono là, adesso sta nevicando abbastanza bene. Pian piano si fa però, Si va piano, ma si guadagna sempre un po' più terreno. Il lago di Cignana. Qua, attraversini e traversellini troppo simpatici, a volte si trova un po' la quadra tra i canali di neve e i pietroni. Comunque siamo quasi al colle, lì c'è tutta la cresta. Sempre tostarella, con la neve. Si formano questi bei canaloni, insomma. Un po' si va in cresta, un po' per canali. Più nevica, però è anche quasi sereno su. Sono nuvole effimere. Oh, devo dire che dopo tante vie di rocce ultimamente, belle vie di rocce imperiose, ora una bella via di neve, un bel misto dove bisogna spicozzare, ramponare e sanamente sfondare nella neve. Le tracce tutte là sotto colle, giù tanta neve, skis, insomma si spicozza e si rampona. Bene, procediamo. Bella faticosa, per ora si va, ma è faticosa perché si sfonda. Attraverso su questo canale infinissimo, poi parte finale della cresta, più o meno così, la cresta spaziale si dà una scossa e tutta la cresta bruciata. Dai, non manca tantissimo, qua situazione anche da doppia picca. Sta velatura mi ricordo quella un paio di anni fa sul Velano, una giornata così. Essere quasi pervenuti dietro quell'onda, avete, dovrebbe essere là laggiù, sia su, rega, sia su, un po' di vento,
Ma sta uscendo il sole. Un po', adesso abbiamo fatto un tratto uno dei più impegnativi, con quella cornice, con le onde e tutto quel tratto lì, fatto un po' ritroso, un po' così, un po' cos'ha. Ora fa meno freddo, tira meno vento, si vede il rifugio di Gran Turnalena, con davanti il Petit, si vede che la visibilità è buona qua sotto, è giusto quella cappa là in alto, si vede anche là dove c'è il cagnaccio. Parte il Mavo Spas, ma è sepolto, e poi continua tutto là, e poi tutta la cresta bella corniciata all'interno, ovviamente qui c'è il canale ido. Insomma, proviamo il Mavo Spas. Su quella gonfia lì neve riportata, me la sono un po' fatta, quel traversino lì è uno dei passaggi più infidi. Poi il Mavo Spas continua su di là. Adesso in cima fa brutto. Dai, devo andare giù al volo. Ok, là si vedono gli skis. Questa è la... Oh, eccoci il deposito skis. Qua solo vento a raffica, meno freddo. E là tutta la cresta fatta, la vetta del Gran Turnalena ormai si sta coprendo. Bene, dal deposito skis si vede che tutta la cresta fatta del Gran Turnalena ormai nelle nebbie, e qua c'è il colle e noi siamo sotto colle. Ora clima lattiginoso, classica situazione schifosa che non si percepiscono le pendenze, giù pennerò, ci sarà neve crostosa, insomma sarà un calvario arrivare a Chennai, lo so già. E poi nella parte bassa non c'è neve, quindi dovrò anche farmela a piedi. Vabbè, dai, del resto fa parte del gioco anche questo. Mamma mia, una crostaccia unica, crostaccia maledetta. Meno male che per ora è portante, quindi posso spigolare, fare le curve. Man mano che scendo poi non so come si concerà. Non è sciare questo, è giusto un rientrare. Vabbè, dai. Ma la cresta, anche la cresta è nella nebbia. La nebbia sta scendendo, ma qua giù la visibilità è buona. C'è anche un po' di sole. Io proseguo per questi vallamenti, sta nevicando. Ma insomma, ho presieduto un maltempo, diciamo, al pelo. Qui c'è da fare un piccolo guado per riguadagnare poi i nevai e il traverso là infido. All'andata non l'avevo fatto perché ero stato più in alto e lì la neve era chiusa, insomma si pella e si scia un po' tra le rocce così. Però essendo neve dura non si gratta sotto, paradossalmente meglio così che polverosa. Si spigola un po', ma insomma si scende giù abbastanza bene, devo dire, su questa crostaccia però. Antorno a lei, una volta un po' nelle nebbie, un po' no. Tutta la discesa fatta e qua sopra Chennai splende il sole, fa caldo. Incredibile. Calma piatta, poca neve. La dovrò guardare, staccare gli sci. Dietro quelle gobbe, boscaccio, Chennai e cagnaccio. E l'altro cagnaccio nero. Ma il vero cagnaccio è questo qua bianco. Una volta sapevo anche il nome, adesso non me lo ricordo più. È un nome strano, ma vabbè. Chissà quanti anni ha? Chissà quanto ti manca, cagnaccio! Vabbè, eccolo là, tutte le altre vie da dove arriviamo, ormai il Gran Turnalena è sparito. L'ultimo pezzo l'ho fatto a piedi, c'ho gli sci dietro sullo zaino perché è troppa roccia fiorante, non voglio scassarli. Tra l'altro qui sono i Blizzard, non sono neanche i miei, quindi preserviamoli bene. Vabbè, là c'è il gabbiottino dove c'è la cremagliera che mi porterà giù al parcheggio. E sta gita finisce qua, in una mattinata, è l'1:30. Potrebbe
riuscito anche a essere molto più veloce, ma le condizioni mi hanno fatto rallentare sia in salita che in discesa. Però nonostante le condizioni pessime, bello, mi sono divertito, una bella alpinistica, ho pellato abbastanza bene in salita, in discesa poche curve, tanto spigolare, però insomma sono sceso bene senza tribulare perché la crosta era portante e quindi sono sceso bene e voilà, un po' di neve, un po' di nuvole, mai freddo tranne in cima che stavo gelando e vento forte su e basta, qua invece si sta proprio bene. Vabbè dai, Lumaca, ciao ciao, saluti, ciao cagliaccio, ciao!